andare nella notte verso un chiarore sul filo dell'orizzonte. La luna è coperta dal mistero delle nuvole. Accordi di chitarra sono i pensieri miei nel tepore del sogno. Io sono nata in questa casa dove in cortile c'era papà aveva la sua officina. Anzi, vedevo qui una fotografia con tutto lo staff dei suoi operai e io bambina avrò avuto 10-12 anni allora in quella foto lì. E in quegli anni lì mi ricordo che c'era un'atmosfera, un'atmosfera diciamo di famiglia, ecco. Io avevo un fratello che correva in bicicletta e questi ragazzi per lui erano figli proprio. Persino dopo, quando è mancato mio papà, venivano ancora da noi, da mia mamma, perché erano affezionati proprio tanto. Mio papà era una persona molto umile, appassionato del suo lavoro e anche molto rispettoso e amante del prossimo, per cui trasmetteva questo senso di appartenenza al mondo, diciamo, e quindi si percepiva questo aspetto di umanità che aveva anche nel lavoro. Essendo appassionato di corse, perché lui stesso da giovane era stato corridore prima e poi per motivi ovvi di necessità, di famiglia, eccetera, aveva smesso di correre, però aveva quasi creato una sua squadra di allievi prima che sono passati dilettanti. Papà faceva i suoi disegni, studiava, sperimentava perché cercava di ottimizzare il lavoro, non faceva solo un telaio così tecnicamente anche perfetto, ma studiava proprio i particolari, i modi. Per esempio era molto famosa la sua ricerca sulle saldature, che erano perfette, senza sbavature e soprattutto rendevano più leggero il telaio perché non c'erano legamenti. Ecco, adesso io non so esattamente i dati tecnici, ma so che era molto apprezzato anche per queste sue ricerche. Questo invece è il catalogo che si era fatto fare delle biciclette, per cui c'è una descrizione e poi le varie biciclette, alcune con alcuni prezzi, anche annotazioni varie, e il catalogo che distribuiva, che dava anche come pubblicità, e in fondo il facsimile delle garanzie che rilasciava quando consegnava le biciclette. Ogni bicicletta era accompagnata dalla sua garanzia personale, numero della garanzia, numero del telaio, ovviamente nome, cognome e la sua firma. L'atmosfera che io ricordo la più entusiasmante era il sabato pomeriggio. Allora, mio papà dimenticava di essere un artigiano che doveva anche costruire le biciclette per la famiglia, cioè per vivere, per il pane quotidiano. Il sabato era dedicato ai corridori, gratis naturalmente, e li preparava le biciclette per la corsa del giorno dopo, li caricava i gonfleur, e il sabato pomeriggio il mio cortile era un punto di incontro di tutti questi ragazzi. Io ero bambina, quindi figuriamoci, ero la mascotte, mi ricordo. Poi pian piano crescendo è stato un periodo molto bello per me, l'infanzia.